Il piano dei trasporti pubblici regionali è scaduto nel 2012, pendolari e imprese attendono dunque dalla politica la nuova proposta. Vediamo. Da circa 6 anni il Molise attende il nuovo piano dei trasporti pubblici su gomma, un ritardo che il governo di centrodestra Palazzo Vitale vuole colmare senza perdere altro tempo. Il piano regionale dovrà prevedere, tra l'altro, anche nuove aree di attesa degli autobus per i pendolari. Finalmente abbiamo firmato un'intesa con il Ministero dei Trasporti per la redazione del nuovo piano dei trasporti e della mobilità regionale. Ribadisco che stiamo riprendendo a un piano che risale al vecchio piano, risale al 2002 ed aveva una validità fino al 2012, quindi adesso penso che dopo 6 anni di scadenza del piano, dopo 16 dalla prima stesura, per rimodellare, per dare una concretezza al nostro trasporto pubblico regionale bisognava rifare un piano. È stata avviata la procedura per rifare il piano e nell'ambito del piano stiamo prevedendo anche delle nuove zone di sosta per i passeggeri, perché riteniamo che non possono continuare a stare in piazzole di sosta molto molto critiche. Allora, questa piazzola che ci hanno, questa sosta che ci hanno proposto i sindaci dell'area, credo che sarà inserita nel nuovo piano del trasporto, considerando che le due direttrici importanti per noi sono la Trignina e la Bifernina, le due trasversali sono la A1 e la A14.